Per niente ego riferita a questa sigla, Carla, complimenti. Ho scelto una cosa semplice. Allora, dove ci porti oggi, Carla Gozzi? Allora, oggi vi porto a Los Angeles, dove ovviamente pochi giorni fa è stata inaugurata, soprattutto, diciamo, c'erano gli Oscar della TV e quindi sì, abbiamo avuto tutte le VIP e gli star su red carpet e chiaramente sono tutti interessati a vincere la mia Coppa Gozzi. Eccola qui, erano gli Emmy Awards. Tutti sono interessati a vincerla perché naturalmente guarda come siamo belle, siamo proprio in sintonia perfetta. Bianca, cosa dici? Assolutamente sì, però in questo caso mi mancano delle cartelline che avrei dovuto avere ma non ho, per la carrellata di VIP che hanno calcato proprio l'Oscar della Bianca televisione. Ti faccio una domanda intanto che ti arrivano le cartelline. Sai che io ero molto affezionata ai telegatti quando c'erano, adesso non ci sono più gli Oscar della televisione italiana, tu li rimetteresti in pista? Che ne dici? Io li rimetterei in pista perché comunque ci sono affezionata, ci siamo cresciuti tutti, no? Con sì, i telegatti, quindi rifacciamoli sì, questi dai, telegatti, questi sì, super telegattoni. Allora, iniziamo cara Carla, ringrazio ovviamente Samuele per avermi portato le cartelline. Abbiamo ovviamente assistito a una cascata di premi, ma la tua Coppa Gozzi, come dici tu, è sicuramente quella più ambita. Certo. Iniziamo con colei che ha vinto il premio come migliore attrice in una miniserie per Omicidio a East Town e l'ha dedicato a tutte le colleghe donne che hanno lavorato con lei al progetto. Per farvi capire di chi parliamo, abbiamo anche un indizio musicale da parte del nostro maestro. Prego. Avrete capito che stiamo parlando di Kate Winslet. Che overture. Allora, da questo abito mi sembra invece che creda di essere più una Morticia Adams che non ha un red carpet per gli Emmy Awards. Tutta black, molto sobria. La cosa bella e positiva è che l'abito è molto lungo, maniche tre quarti, però ha questo super scollo che evidentemente è un po' sexy e un po' più femminile. Non male, poteva fare meglio, ma non male. Deborah? Dimmi. Avevi una fa... Cosa ne pensi dell'abito di Kate? No, stavo pensando che ne ho uno. Sì, no, intanto ringraziamo Kate Winslet, che è stata la polena più famosa del mondo, la polena del Titanic, quando era lì così. No, io ho un vestito tipo quello, quindi bellissimo. Ce l'hai? Ma mi sembra di capire che a Carla non sia piaciuto moltissimo. Comunque, no, infatti, però... Ma così. Ma Deborah, tu hai la scollatura così profonda nel tuo? Beh, un po' meno, Cioè, anche perché se dovessi andare a prendere veramente dove stanno, sarebbe al ginocchio, tipo, quindi mi limito a una a questo cosa punto io avrei fatto vedere, ma non so se ce l'abbiamo, per fare un paragone, anche visto che di nero si tratta. Abbiamo una foto della Dospina sul carpet di Venezia? No, per capire la differenza tra la semplicità e invece la sobrietà. La sobrietà. Non ce l'abbiamo? Ma va bene, se doveste trovarla, fatemi un fischio. Allora, andiamo avanti, perché loro invece sono stati tra i più ammirati della kermesse, anche se ci sono alcuni rumors che li danno per l'ennesima volta in crisi. Sto parlando di Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas. Vediamo. Ah, però... Beh, guarda, allora, diciamo che i rumors la dicono lunga, il look non mente mai. Questa coppia è scoppiata, te lo dico io, sai perché? Perché ha un accostamento cromatico, la cravatta di lui che tira un po' il mauve, l'abito di lei che è un burgundy, un po' vintage, non ci azzeccano nulla, quindi si capisce lontano un chilometro che è una coppia che non andrà da nessuna parte. Carla, sei sempre veramente di buon auspicio, d'amore, devo dire. Posso dire una cosa a tutte le donne che ci stanno guardando? Credo che sia passato di moda e che non abbiate più bisogno. Lo spacco io lo accetto, ma la posa con la gamba volutamente fuori, ma è una veramente inutile. Catherine, perché no, perché guardala, già che hai messo lo spacco è sensuale, ma non c'è bisogno di mettere ma la gamba. Ma dai fuori. Jonathan, non dire così, che hai commentato J-Lo che metteva fuori tutte e due le gambe in modo positivo, sì, la settimana scorsa, quindi non mi dire che la gambetta fuori non è più di tendenza. Io credo che in questo momento molti maschietti a casa ti stiano odiando, perché sarebbe un peccato coprire tanta beltade. Dunque, se capita per caso va bene, per caso. E quella della Dospina è sicuramente una posa a casaccio. Bene, andiamo avanti. Non l'ha fatto per niente apposta. Andiamo avanti, Jonathan. Sul red carpet. Sul red carpet degli Emmy
ha seminato il panico tra i fan annunciando che probabilmente la 17esima stagione di Grey's Anatomy sarà l'ultima, sto parlando della dottoressa Meredith Grey, ovvero Ellen Pompeo. Ma che cos'è sta musica, scusami? È una musica trionfale. Io credo che questo outfit, che è una sorta di jumpsuit d'abito lungo, sia un omaggio alla Carrà. A me piace molto, sinceramente. È sempre in black, quindi un po' funereo, però è molto stiloso, quindi ha la mia piena approvazione. Piace, piace. Scusami, Giampaolo, hai qualcosa da dichiarare in mezzo? Sì, volevo... Come dire, essere sempre pronto a rispondere alle tue esigenze, Bianca Guacero. Ho una foto da mandare a proposito del... Ce l'abbiamo? Sì. Vediamola. Non aggiungo altro se non questo. Bello! La sobrietà. La sobrietà. La semplicità in persona. Eccoci. Ecco. Allora Bianca, velocemente, questo vestito è stato realizzato da un giovane stilista che voleva vestire una curvy e senza vedermi me l'ha spedito a casa. Quindi io, per omaggiarlo, piuttosto che cercare altri abiti, cercare sponsor o quant'altro, ho preferito dare un'opportunità a una persona che ci mette il cuore e l'anima. Ma come ha fatto aggiungiamo... a scendere dalla barca con tutto quello strascico, quella gonna? Erano in quattro ad aiutarmi. Soprattutto, come hai fatto a sederti nelle sedioline del cinema? Cioè, c'entrava tutta quella balza? No, ma neanche al ristorante. Al ristorante praticamente ho occupato un tavolo da sola. Ma devo dire che Elisa è stata brava, perché ha scelto veramente un abito da red carpet, col volume giusto e anche la scalinata con l'ampiezza giusta. Brava, esatto. Elisa, hai pensato subito. È per il distanziamento sociale, esatto, automatico, che esatto, non c'è nessuno intorno. Un metro e mezzo. Andiamo avanti, ragazzi. Prossima foto, perché parliamo di Bridgerton. Chi non l'ha visto Bridgerton? Io l'ho visto tutto e ci siamo tutti innamorate di lui, cioè di Regé Jean Page, che ha spopolato sul red carpet. Riguardiamoli. Wow, Bianca, no, non so come commentarlo. Ecco, io sono veramente... Voi spesso mi chiedete qual è il mio uomo ideale esteticamente. Lui. Scusate, voglio dire una cosa. Prima Jonathan Cashanial mi ha guardato e ha detto: io sono identico. L'ha detto. Lui è identico a René Jean-Jean, come si chiama? Jean-Jean. Comunque Bianca, ti accontenti sempre, amore, Jean-Jean, vero? Infatti sono sola. Dunque, che ne pensi di Regé? Regé, no, come si dice? Regé. Grande Kanjan, invece, sicuramente devo dire che comunque sul red carpet la figura sua la fa stilosissimo. Cioè, Carla. L'hai visto Bridgerton? No, io non l'ho vista. La serie? Non sono un amante delle serie, purtroppo. Però a Venezia speravo di incontrare gente così. Ma che ti sei persa. Ma l'ha incontrato. Lei l'ha incontrato. Se l'ha inglobato sotto quel vestitone. Se l'ha portato a casa. Te lo dico io. Se l'ha inglobato. Brava. Allora, no, Carla, che questa immagine, questo uomo straordinario, veramente mette i brividi. Soprattutto, sapete cosa? Quel revers della giacca è fantastico. Perché stiamo tutti pensando al revers, incredibile. Esatto. È pazzesco quel stiloso, revers. Pazzesco. È bellissimo. Dunque, andiamo avanti, perché prossimamente arriverà su Rai 1 la fiction Noi. Allora, io voglio dire una parolina su questa serie che ho visto, si chiama This Is Us, faranno la versione italiana che si chiama Noi. Posso dire che è stata, a mio parere, poi ovviamente ognuno è libero di dire la sua, una delle serie più belle che io abbia visto negli ultimi 10 anni. L'ho vista durante il primo lockdown e quando è finita ero molto triste, perché avevo bisogno di loro, di questa famiglia, ed è un tema che tratta sul passato, sulla famiglia, sui ricordi, sulla nostalgia, che è veramente straziante nel senso buono, cioè fa molto commuovere, fa molto riflettere, quindi vi invito a vederla se non l'avete ancora vista. La protagonista femminile italiana sarà Aurora Ruffino, ma l'originale è Mandy Moore, che ovviamente era presente sul red carpet. Vediamola. Beh, questa è una regola base, ormai l'abbiamo detto più volte: o il vestito è identico al red carpet o in questo caso ha una nuance leggerissimamente diversa e quindi è profondamente sbagliato quell'abito. Mi dispiace, la serie effettivamente è bellissima, però l'abito non passa oltre. E gliel'avevo detto io a Carla, le ho detto: non ti mettere, dopo la gozzi e ti tira le orecchie. Lei niente, così proprio. Allora, Carla, chi vince? Rivediamo tutti quanti gli outfit che abbiamo... fatto vedere uno dietro l'altro. Chi vince la Coppa Gozzi? Kate Winslet, Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas, Ellen Pompeo? Reggae. Io ho un'idea. Mandy Moore. Elisa.
Io farei vincere che? Ma questa è una mia proprio. Siamo pronti. La Coppa Gozzi più ambita va. The winner is Mr. Reggae. Vincente! Bravo! È un reggae tutto al femminile. Bravo! L'ha fatto apposta perché vuole farlo venire qui, no? Per vedere. Possibilmente quando ci sono io, grazie. Grazie Carla, grazie mille. Se vuoi la porto io la coppa, ragazzi. Se proprio devo, faccio questo sacrificio. Grazie, al prossimo evento, Carla. Insieme sul prossimo red carpet.